Ciao a tutti e bentornati sul canale, nuovo video What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno? Partiamo subito dalla colazione perché voglio farvi vedere come preparo il banana bread. Questa è una delle ricette migliori che io abbia mai fatto di banana bread. Personalmente non mi era mai piaciuto il banana bread perché è umido all'interno, questo invece no, è una via di mezzo. Quindi preparatevi due banane mature, devono essere circa 200 grammi. Le schiacciate per bene e ci mettete all'interno 70 g di olio di semi. Potreste anche utilizzare il burro se volete, però personalmente così viene più leggero. Mescolate bene i due ingredienti e ci aggiungete due uova. In alternativa potreste aggiungere anche uno yogurt, ma vi avviso, viene umido all'interno. Dopodiché aggiungete 80 g di zucchero di canna, potreste anche diminuire la dose di zucchero se volete. Mescolate bene, aggiungete anche un cucchiaino di cacao, questo è opzionale, non lo dovete mettere per forza. 150 g di farina, vanillina e mezza bustina di lievito. Mescolate bene e mettete il composto all'interno di una tortiera. Io in questo caso utilizzerò la formina da plum cake da circa 20 cm. Sopra ci metto delle noci, però voi potreste metterci anche una banana tagliata a metà. E cuocio a 160 gradi per circa 50-60 minuti a forno statico. Fate sempre la prova dello stecchino all'interno. E questo è il mio banana bread. Adesso vi faccio vedere com'è dentro. Rimane morbidissimo, davvero ottimo, provatelo! A pranzo invece ho preparato un semplicissimo risotto allo zafferano. Ho riscaldato un po' di brodo e in un'altra padella ci ho messo il burro insieme alla cipolla che ho fatto rosolare per qualche minuto. All'interno ci ho messo il riso. Ho fatto tostare il riso per qualche minuto, dopodiché ci ho messo mezzo bicchiere di vino. Ho fatto evaporare il vino e dopodiché ho iniziato a metterci il brodo per far sì che il riso si potesse cuocere. A metà cottura ho messo una bustina / due, dipende da come vi piace a voi, di zafferano e una manciata di parmigiano e ho spento il fuoco, ho messo un pezzetto di burro per amalgamare bene il risotto. E questo è stato il nostro pranzetto. Merenda ho preparato questo Dalgona Coffee, il cosiddetto cappuccino all'incontrario, una base di latte con su una cremina di caffè che io però ho fatto al cacao, quindi ho praticamente messo 2 cucchiai di caffè solubile, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di acqua calda e un cucchiaio di cacao amaro e ho fatto il cosiddetto Dalgona Mocaccino. È davvero molto interessante questo cappuccino, è buono, vi dico la verità, veramente sfizioso. Gli ingredienti vanno mescolati insieme ad una frusta per creare quella specie di schiumetta, quella spuma ecco, di caffè. E poi appoggiate la cremina sul latte, potete mettere sia il latte freddo che il latte caldo. E questo è stato il mio Dalgona Mocaccino. Invece ho preparato un semplice salmone scottato con un po' di riso e una base di asparagi. Ho cotto prima di tutto il riso, poi ho cotto il salmone su una padella e ho appoggiato il salmone su una base di asparagi che avevo cotto semplicemente in acqua e poi frullato insieme a un cucchiaio di Philadelphia. E questa è stata la nostra cena, semplicissima e veloce. Il mio What I Eat in a Day è finito, se vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e scrivetemi un commentino sotto al video. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video, ciao!